show blues e tutte i orna già cantando. Che sono state zitte un momento mi sfuga. Sono volgare e so che nella vita suonerò. Per chi viene complesso e non ne va. A me mi piace lo zucchero che scende in tuo caffè. E con una presa rando se maghi è meglio. Salve web spettatori di Nano TV, siamo col sindaco di Frattamaggiore, il dottor Francesco Russo, sopra di noi la sede del Partito Democratico dove si stanno svolgendo queste primarie di coalizione. Una forte affluenza qui a Frattamaggiore, dobbiamo dire, siamo stati prima nel seggio. Sindaco, lei ieri ha invitato dal suo profilo personale a votare, a partecipare a queste primarie di coalizione e ha chiesto di partecipare e votare tutti. In massa. Perché? Sì, è vero, in effetti voglio dire questa è una delle più belle partecipazioni democratiche che possa avere un partito, ma soprattutto anche una coalizione di centro-sinistra. Ecco praticamente il mio appello, voglio dire, a partecipare in massa, a partecipare tutti. Perché oggettivamente, voglio dire, le primarie del centro-sinistra, nella fattispecie del Partito Democratico, sono diventate le cose così standardizzate, fatte bene, che effettivamente c'è una partecipazione, voglio dire, di tutti i cittadini, c'è una partecipazione senza, voglio dire, che gli apparati di partito coinvolgano quanto più possibile al voto, ma soprattutto c'è una partecipazione spontanea. Come diceva giustamente lei, io ho fatto una capatina sulla sede del Partito Democratico qui di Frattamaggiore, dove stanno svolgendo le primarie, effettivamente c'è una affluenza importante, addirittura qualcuno mi dice forse la più alta nella provincia a nord di Napoli, almeno fino alle ore 11 se non sbaglio, quindi questo significa che praticamente nonostante diciamo il centro-sinistra, nonostante, voglio dire, le appartenenze dei 5 candidati, significa che i cittadini hanno recepito bene questo appello, ma soprattutto hanno metabolizzato bene che cosa significa fare primarie del Partito Democratico, ma soprattutto primarie di coalizione. Allora, quell'appello che lei ha fatto ovviamente l'ha fatto come sindaco di una città. Del centro-sinistra. Lei invece è un uomo di partito, sì. È un uomo del Partito Democratico, io non posso insomma esimermi dal chiederle, lei come uomo del Partito Democratico, invece chi ha votato o chi voterà? Ma al di là dell'appello di a votare ovviamente a partecipare alle primarie, perché ovviamente come dicevo è una bella cosa, democratica, partecipazione, di concertazione, ma io ovviamente sto invitando a votare per Pierluigi Bersani, per il segretario nazionale del Partito Democratico, per il mio segretario, perché è quello che fondamentalmente durante la campagna elettorale è quello che mi ha convinto di più. E voglio dire, insomma, ripetendo una sua frase di stamattina pubblicata dall'ANSA, quindi non è una frase mia, è una frase di Bersani, è bello sfoltire, è bello, voglio dire, circondarsi anche di giovani come un albero che bisogna ovviamente sfoltire per farlo rinvigorire, però bisogna stare attenti a non tagliare le radici altrimenti l'albero secco. Quindi voglio dire, negare insomma, diciamo, delle persone importanti del Partito Democratico significa tagliare le radici a quest'albero meraviglioso che è il Partito Democratico. Da queste primarie di Frattamaggiore in particolare, lei cosa si augura? Con questa primaria di Frattamaggiore mi auguro che ovviamente vinca Bersani, almeno dalla sezione del Partito Democratico di Frattamaggiore, ma soprattutto mi auguro che in Italia vinca Bersani, vinca al primo turno col 50% più 1, in modo tale che si eviti insomma di andare al ballottaggio del 2 dicembre e si possa già da domani a lavorare, voglio dire, per la coalizione, per il programma di governo, per affrontare ovviamente le elezioni poi del 2013, le elezioni governative. Allora, qui c'è stato un comitato anche pro Renzi molto, sì, molto, molto attivo. Insomma, questo scontro interno, se possiamo chiamarlo così, secondo lei dopo le primarie si riassorbirà? Sì, sicuramente, ma io credo che c'è una competizione serena, leale, senza tensione, c'è il rappresentante di Bersani, come di Renzi, come di Vendola, anche di Tabacci, quindi voglio dire, forse ci sarà pure qualcuno per l'amica Puppato, insomma, voglio dire, c'è una serenità, non ci sono fibrillazioni, spero che oggettivamente, insomma, dopo, come dice Bersani e come dice Renzi, tutti navigheremo con lo stesso obiettivo, quello di far vincere la coalizione di centro-sinistra alle governative ovviamente del 2013. Va bene, la ringraziamo. Grazie a voi. Come sempre vi aspettiamo su Napoli. Vi aspetto al voto, sulla sede del Partito Democratico. Siamo con Domenico De Biasi del coordinamento provinciale pro Renzi. Allora, sotto la sede del Partito Democratico di Frattamaggiore, una forte affluenza dobbiamo dire qui a Frattamaggiore per queste primarie. Qual è il risultato che si aspetta per Renzi?
Allora, diciamo in primis, questa è una bellissima giornata per la democrazia, nel senso che grazie alla tenacia di Renzi siamo riusciti a scegliere il candidato attraverso le primarie e quindi questo già è il primo risultato. Il secondo risultato, secondo me straordinario, è che voteranno più di 4 milioni di persone in quest'area, a Napoli, in provincia, la situazione è tranquilla, non ci sono, diciamo, i fenomeni che l'altra volta hanno caratterizzato le primarie e quindi questo è l'altro, diciamo, aspetto positivo. Terza cosa, io credo che più alta sarà la partecipazione, più le sorprese saranno tante all'interno delle primarie, cioè nel senso che io sono convinto che i candidati che in questo momento si pensa non vincenti arriveranno molto avanti e dal mio punto di vista io penso che Renzi è già in ballottaggio e poi la partita ci sarà al secondo turno. Grazie. È giusto che gli altri cittadini frattesi vedano momenti di grande democrazia della nostra città, perché c'è un'affluenza che non me l'aspettavo proprio. Chi ha votato? Sì. E chi ha votato? Nicky Vendola. E perché? Come consigliere di riferimento di regione. Sì. Grazie. 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 Grazie.